Voglio ringraziare tutti per essere arrivati fin quassù. Abbiamo avuto un pochino da trovare via, però questo dimostra quanto siete interessati all'argomento, non tanto a quello che presenterò io, ma in genere al mondo del cane da slitta. Voglio ringraziare Patrizia che mi ha gentilmente invitato a parlare riguardo le mie esperienze e a quel poco che so dal punto di vista veterinario riguardo ai cani. Roberta, sono c'era meno prima. Diciamo interessato ai cani nordici da circa una decina d'anni. Ho avuto così occasionalmente la fortuna di conoscere dei colleghi in gare importanti e questo mi ha sempre fatto più innamorare di questo mondo. Oggi parleremo un pochettino di come fare sì che la prestazione atletica possa raggiungere il meglio, quindi quello che c'è nel patrimonio genetico dei nostri cani è un potenziale che va effettivamente sfruttato e vediamo quali sono i metodi per riuscire ad arrivare a raggiungere l'ottimo di questo potenziale. Sono titolare di una clinica in provincia di Brescia, sono socio dell'ISDVMA che è l'Associazione Mondiale dei Veterinari che seguono i cani da slitta. Ho avuto la fortuna di partecipare come veterinario a un paio di campionati del mondo di lunga distanza organizzati dall'IFSS. Sono ufficiale antidoping, perché esiste anche questo mondo in effetti, e vicepresidente dell'Associazione Italiana Masher, anche se in verità le mie uscite sulla slitta si contano forse sulle dita di una mano. È più facile che io veda i cani arrivare al checkpoint, veda i cani arrivare all'arrivo o li veda in partenza di quanto non siano state le occasioni che mi hanno permesso di stare su una slitta e veramente vederli lavorare come si dovrebbe. Appunto la mia attività principalmente è nei checkpoint, direi, perché seguo soprattutto le gare di lunga distanza. Per lunga distanza intendiamo gare dai 100 km in su. Giordano sa benissimo che la preparazione di una gara di questo tipo è estremamente impegnativa e quanto lavorano i masher, diciamo che noi veterinari quando li vediamo nei punti di controllo capiamo veramente che cosa ci sta dietro, cosa sta dietro a tutto questo mondo. Quindi mi interesso soprattutto dell'aspetto competitivo, diciamo. Sono capo veterinario in due gare, prossimamente in una terza, due gare in Svezia che sono la Polar Distance e la Wilmar Grasset, sono gare di media lunga distanza, diciamo dai 120 ai 300 km, e la mia prossima gara nel 2016 come capo veterinario sarà in Svezia, una gara di 650 km che penso mi impegnerà parecchio. Sono stato nei team veterinari anche in Nord America, la Yukon Quest, che Giordano avrà la fortuna di poter correre. Io ho visto la 1600 km, lui fa la versione breve, che non sono 50 km come è comparso sul programma, ma sono 1500. Mi ha detto lui di scriverlo. Lui probabilmente si augura di riuscire a farne più di 50. Era di buono, di auguri. Esatto. C'è stato anche una gara in Canada dalla parte opposta del continente, in Manitoba, la Zombie Quest, che è ancora un po' una gara, diciamo, vecchio stile, dove si correva ancora con quelle slitte che abbiamo visto nelle immagini precedenti. Quindi slitte basse, utilizzabili, diciamo, su terreni più piatti rispetto ai terreni che magari più facilmente vediamo in Scandinavia, che sono più collinari, sono magari nei boschi, quindi una slitta di quel tipo, soprattutto con un tipo di traino a ventaglio, non avrebbe molto senso. In queste condizioni si corre invece con le slitte, con le linee di traino, con i cani a coppia, diciamo. Sono stato anche, direi forse ancora più frequentemente, in Scandinavia, sempre come veterinario in gare di lunga distanza, 5 volte la Femund, 4 volte la Finnmark, e ho fatto anche, sempre come veterinario naturalmente, nelle gare sprint un po' dappertutto. L'ultima avventura di una settimana fa in Islanda, dove in effetti il mondo dello sledding è ancora un po' all'età della pietra. Tanto per dirvi, lo scooter che avete visto, avete avuto la fortuna di vedere stamattina, non esiste, usano le mountain bike chiudendo la catena in modo da non poter usare i pedali.
quindi però fanno il campionato scooter comunque. Ok, vediamo di iniziare a parlare di qualcosa un pochettino più serio. Questi sono 18 cani, un filmato che arriva dalla rete, e vi chiedo, magari partecipiamo un po' tutti a questa cosa, quali sono i fattori principali che permettono a questi cani di correre così velocemente? Qualcuno magari vuole darmi un parere? A parte naturalmente la pista battuta, a parte che magari il filmato è stato anche accelerato, però com'è possibile che questi cani vadano a più di 30 all'ora? Secondo voi quali sono i fattori che riescono a portare questi cani a queste velocità? La posizione delle trame. Sì, facciamo dei passi indietro, non sto parlando proprio dell'aspetto tecnico. Okay. Che cosa c'è in questi cani che permette di andare così? Fisiologico, morfologico. Esattamente, il primo punto effettivamente è la genetica, ho detto giusto. Un secondo punto potrebbe essere l'alimentazione. È evidente che se anche c'è una bella casa strutturata bene, ma non ci mettiamo la benzina, non ci mettiamo la legna dal fuoco, non otterremo mai nulla. Un terzo punto è lo stato sanitario, questi cani devono essere assolutamente in buono stato di salute. L'allenamento conta tantissimo e le metodiche di allenamento possono essere estremamente variabili. E infine quella che è l'interazione tra il mascher e il suo team. Diciamo che se i primi quattro punti fossero al massimo, ma il mascher non è capace di gestire il suo team, non otterrà un granché, perché deve esserci una relazione reciproca tra questi due componenti. Una simbiosi, esattamente. Dal punto di vista del veterinario, effettivamente il quarto punto, che è lo stato sanitario, è quello più importante. Diciamo, chi possiamo trovare sul campo di gara in una gara di lunga distanza? In primo luogo abbiamo detto un capo veterinario, che sarà in genere il più esperto, sarà, come abbiamo visto, un membro di questa associazione, che in effetti è un'associazione abbastanza piccola, non siamo più di una sessantina di veterinari in tutto il mondo. Però ecco, la nostra passione penso che faccia sì che questi 60 veterinari in verità, quando si trovano a lavorare sul campo, facciano per 120 in poche parole. Naturalmente devono essere veterinari abilitati nel paese dove vanno a lavorare. Ricordiamoci che molto spesso c'è un interscambio, da noi arrivano, o meglio in Europa arrivano veterinari americani, canadesi e viceversa, e il capo veterinario deve avere delle capacità manageriali, perché in effetti il capo veterinario in sé per sé, quando parliamo di gare importanti con magari 15 veterinari al servizio, è un veterinario che bene o male i cani si li vede, li tocca, ma è più dedito a un aspetto diverso, che è quello dell'organizzare le cose. Naturalmente alla fine delle gare i capi veterinari sono sempre distrutti dalla stanchezza e dormono insieme ai loro pazienti, può capitare. Sempre il capo veterinario organizzerà e selezionerà il team dei veterinari, curerà tutta la parte burocratica, quindi avrà il compito di relazionarsi con i veterinari di quelli che possono essere i servizi sanitari locali, preparerà tutti i documenti che ogni, per esempio, classicamente nelle gare di lunga distanza il mascher ha nella slitta un vet book, cioè un libro su cui vengono trascritti tutti i dati che i cani, che vengono serviti dai veterinari sui cani lungo il percorso, in modo che ci sia un passaggio di informazioni da un veterinario all'altro lungo percorsi che, essendo così lunghi, non permetterebbero di potersi parlare direttamente a volte. Spesso il capo veterinario deve curare i rapporti con la stampa e con i media, deve naturalmente partecipare a quelli che sono i meeting sia con i masher che i meeting di organizzazioni prima e dopo la gara, e tra le altre cose una particolarità che il capo veterinario ha è quella di decidere le regole e decidere chi sarà il vincitore, insieme agli altri veterinari del team, del Best Dog Care Award, cioè il riconoscimento che viene dato ai masher per aver saputo gestire meglio dal punto di vista sanitario e comunque in genere la propria muta. Spesso questo riconoscimento è un riconoscimento che i masher reputano più ambito della vittoria in sé per sé, perché dimostra quanto il loro rapporto con i cani è svolto nella maniera più adeguata. E infine, come abbiamo detto, proprio per le capacità manageriali deve saper supervisionare un po' l'aspetto del saper gestire quello che i veterinari sul campo fanno.
I veterinari sul campo naturalmente sono quelli che toccano i cani, che visitano, che danno consigli e che si prendono cura di questi animali. Definiamoli race vet, quindi devono avere una buona esperienza clinica su cani da sport in genere e in particolare su cani da slitta. Devono essere in grado di compiere anche delle manovre importanti, delle manovre salvavita, devono sapere per esempio in caso di necessità essere in grado di valutare le vie aeree, la respirazione, l'attività cardiaca e circolatoria di un cane che magari ha avuto un collasso, proprio per il fatto che in queste situazioni se non ci fosse una preparazione mirata e adeguata si potrebbero avere delle complicazioni importanti. Quindi deve essere un veterinario, diciamo, non specialista, ma certamente in grado di gestire situazioni di medicina d'urgenza. Quindi una rianimazione cardiopolmonare, un veterinario da gara sul percorso deve essere in grado sempre di saperla fare. Quella che poi è l'attività principale sono le visite cliniche che vengono svolte in un checkpoint prima della gara. Ricordiamoci che in alcune gare di lunga distanza i veterinari hanno l'obbligo, o meglio, i concorrenti hanno l'obbligo di una visita pre-gara. In gare molto importanti come la Iditarod, come la New Conquest, addirittura ci sono delle visite obbligatorie da effettuare prima dell'iscrizione o quantomeno insieme all'iscrizione. Visita cardiaca, esami del sangue. Prima della partenza, il giorno prima della partenza, giorni prima, elettrocardiogramma più altri controlli. Certamente, sono situazioni che vanno proprio per l'impegno fisico che questi cani sono chiamati, vanno certamente controllati adeguatamente, non solo durante la gara ma anche prima, evidentemente. Come abbiamo detto prima, i veterinari di gara tengono traccia scritta su quello che è il vet book di tutte le note che vengono rilevate sui cani. Consideriamo che in un checkpoint può arrivare un cane stanco, può arrivare un cane che zoppica, può arrivare un cane che ha avuto vomito. Tutto questo va segnato perché se quel cane dovesse venire tolto di gara, evidentemente perché non è più in grado di competere, queste note scritte permetteranno a chi si prende cura del cane di fornire le cure più adeguate. Viceversa, se fosse una situazione che comunque risulta essere compatibile con il continuare la gara, il libro veterinario che sta nella slitta del Masher permetterà ai veterinari dei checkpoint successivi di rivalutare magari nuovamente una situazione che potrebbe essere da mettere in discussione. In un checkpoint naturalmente quello che succede è tutta una serie di protocolli. Come abbiamo detto prima della gara, naturalmente ci sarà un controllo di base relativo all'età, al sesso, alla razza, alle vaccinazioni che sono state fatte e quant'altro. Durante le visite noi veterinari tendiamo sempre ad avere un rapporto il più possibile amichevole con i Masher. Non siamo un corpo di polizia che deve controllare che cosa sta succedendo. Siamo lì per aiutare i Masher e i cani a raggiungere la linea d'arrivo e a raggiungerlo nella maniera migliore possibile. Per cui di solito si cerca di avere un rapporto molto, diciamo, di scambio con i Masher. Chiederemo sempre notizie su che tipo di alimentazione e che appetito hanno i cani, se si sono osservate delle situazioni di vomito, diarrea, le zoppie. Consideriamo che il Masher sulla slitta ha 1000 occasioni in più rispetto a noi che stiamo fermi in un checkpoint di vedere un cane zoppicare. Per cui se non abbiamo queste informazioni dal Masher può diventare difficile aiutare un cane in difficoltà in questa situazione. Naturalmente i cani possono avere problemi respiratori e la tosse è un sintomo importante perché consideriamo che se il cane per esempio avesse una situazione di vomito durante il percorso può succedere che il cane inali, che mandi il cibo direttamente in trachea. Quello che si verifica quindi potrebbe essere il rischio di una polmonite da ingestione. A volte il cane arriva al checkpoint e non ha tosse, viceversa il Masher potrebbe averlo sentito tossire o comunque aver notato il cane che vomitava. Quindi questo è un sintomo estremamente importante perché in condizioni di questo genere, con temperature molto basse, i problemi respiratori possono diventare veramente problemi rischiosi. Il colore delle urine può sembrare una cosa banale, ma in verità dal colore delle urine, anche senza la possibilità di esaminarle, perché sappiamo bene che in queste condizioni non c'è un aiuto macchina d'analisi, macchina per i raggi. Qui veramente il veterinario
a confrontarsi con le proprie conoscenze e con quello che può fare semplicemente raccogliendo sintomi con la palpazione, con l'ascoltazione e dal dialogo che può avere con il masher. Quindi il colore delle urine può darci dei grossi aiuti, per esempio un cane disidratato avrà delle urine molto scure, un cane che ha avuto dei problemi muscolari potrebbe avere delle urine addirittura con sangue o con un colore estremamente marrone, quasi quello della Coca-Cola. Questo è un colore che fa pensare a danni muscolari. Quindi quello è uno dei dati che tante volte può sembrare banale, ma ci aiuta molto nel riuscire a arrivare a un sospetto di diagnosi e eventualmente all'aiuto che potremmo fornire ai cani. E poi la classica domanda che spesso facciamo ai masher è c'è un qualcosa che non sta andando bene, e lui magari senza sapere esattamente che cos'è ti dice che questo cane sembra non tirare bene, sembra non essere bene in linea con gli altri, quindi quella domanda che lui fa a se stesso e che noi facciamo a lui ci mette subito sull'avviso per cercare poi di arrivare a capire meglio quali sono i problemi di certi cani. Diciamo che fondamentalmente durante le visite pre-gara e nei checkpoint non si fa veramente tutta la serie di punti che notiamo qui, però si cerca di farne il più possibile. In alcune gare, dicevamo prima, c'è un obbligo di visita pre-gara, per esempio anche in Scandinavia c'è una grossa differenza, in Svezia per regolamento di veterinario prima delle gare si devono visitare i cani, quindi devono esserci le figure dei veterinari che fanno le visite, rilevano e segnano tutto, viceversa in Norvegia non c'è un obbligo di pre-visita, di visita pre-gara, sta un po' all'organizzazione della competizione decidere se farla fare o meno. Di conseguenza alcune volte tutte le indagini possono essere fatte, altre volte no. Dobbiamo sempre comunque cercare di valutare lo stato di nutrizione di questi cani, che lì è indicato come body condition score, che è un po' difficile da valutare in modo scientifico, è un po' un'arte il fatto di capire effettivamente quanto questo cane è in buono stato di nutrizione, e lo fai fondamentalmente con un'ispezione visiva e con una palpazione. Quindi capire quanto grasso c'è di riserva è la prima cosa da poter valutare in un cane che dovrà affrontare una gara estremamente lunga. Naturalmente lo stato di idratazione è importantissimo, forse a volte è ancora più importante della nutrizione. Senza acqua un organismo non vive. Consideriamo che se il cane bruciasse il 10% dei suoi grassi potrebbe tranquillamente bene o male arrivare al traguardo. Un cane che perde il 10% della sua acqua non arriverà mai al traguardo vivo, quindi l'idratazione è un punto estremamente importante da tenere sotto controllo. Come pure il polso, la frequenza cardiaca, i suoni cardiaci, il TRC che è il tempo di riempimento capillare, che fa capire quanto è vascolarizzato l'organismo, e lo si valuta banalmente, per esempio, controllando il colore delle mucose sul labbro, quanto queste mucose si svuotano alla pressione e quanto tempo ci impiegano per rivascolarizzarsi e ridiventare rosa. Sono tutte manovre che in una clinica normale a volte uno non fa perché toglie il sangue e lo mette in una macchina d'analisi. Evidentemente sul campo tutte queste cose vanno a sostituire la mancanza di un aiuto di tipo meccanico. Naturalmente, come abbiamo detto prima, si ascolteranno i suoni polmonari e la frequenza respiratoria, si valuteranno quelle che sono quello che è il meccanismo con cui il cane trasmette al terreno la sua potenza, quindi gli arti, sia l'arto anteriore che il posteriore, hanno valutato tutte le sue articolazioni, muscoli e tendini, così pure bisognerà valutare attentamente i muscoli e le articolazioni a livello di colonna, sia a livello cervicale che toracico che lombosacrale, si farà una palpazione addominale e la temperatura rettale, quando c'è tempo, si cerca di rilevare anche quella, o quantomeno la si rileva se ci sono sospetti relativi a problemi di malattia, problemi di aumento di temperatura o di abbassamento di temperatura corporea. Naturalmente, dopo aver fatto una visita di questo tipo, può capitare che il cane vada aiutato, vada magari anche tolto di gara, perché può essere che ci sia una situazione patologica. Anche lì, nuovamente, i farmaci che abbiamo a disposizione sul campo non sono quelli che potremmo trovare nell'armadio di una clinica
in città, e naturalmente certe situazioni non sono compatibili con il proseguimento della gara, non solo per il fatto della salute del cane che dobbiamo evidentemente mettere al primo posto, ma anche perché alcuni farmaci non sono ammessi per i regolamenti antidoping. Questo merito, appunto, dicevo prima, sono anche commissario antidoping per la UADA, che è l'agenzia che segue l'antidoping a livello olimpico ed è l'agenzia con cui l'IFSS collabora. Ogni anno viene messa una lista di farmaci che non possono venire utilizzati durante le gare perché altererebbero la prestazione. Evidentemente questo è fatto sia per combattere chi dovesse cercare di vincere in modo fraudolento, sia per evitare che certe situazioni vengano portate inavvertitamente all'attenzione. Voglio dire, se un cane ha dovuto assumere dell'antinfiammatorio perché ha avuto una distorsione, per quanto il cane possa essere guarito, quel cane che magari ha preso l'antinfiammatorio 5 giorni prima, nelle gare regolate dall'IFSS non può competere perché ci saranno ancora tracce di quel farmaco nel sangue e parzialmente potrebbe esserci una alterazione delle sue prestazioni in meglio. Difficilmente si trovano casi di positività. I pochi di cui sono a conoscenza, perché li ho vissuti direttamente, erano situazioni accidentali, il classico rusher che non sapeva di dover sospendere l'antinfiammatorio prima, piuttosto che non sapeva di avere usato un antibiotico che in gara non può venire utilizzato, o che quantomeno se avessimo fatto esame delle urine avremmo trovato positività e quindi avremmo dovuto squalificarlo. Ci sono anche situazioni accidentali collegate ad abitudini umane, per esempio c'è chi beve il caffè e poi butta la tazza, svuota la tazza nella neve, il cane che mangia la neve e poi lo ritrovi positivo alla caffeina. Ovviamente questa è una cosa estremamente stupida e accidentale, ma quel cane, se si fosse sottoposto al test, andrebbe evidentemente squalificato. Come abbiamo detto, togliamo cani di gara se sono feriti, malati, stanchi, forniamo le prime cure, forniamo terapie di pronto soccorso, molto spesso anche qui le cose vengono fatte direttamente sul campo, quindi nei checkpoint il cane in alcuni casi può venire tolto dalla linea di traino e portato in un locale chiuso. Qui per esempio eravamo nel corridoio di un albergo con tre cani sotto fluidoterapia durante una femminopatia in cui c'erano state situazioni piuttosto frequenti di questo tipo per degli sbalzi di temperatura ambientale. Quindi c'erano molti cani disidratati e molti cani hanno dovuto abbandonare la gara per venire reidratati in questa maniera. Naturalmente il veterinario capo, i veterinari di gara, sempre in collaborazione con gli organizzatori, possono arrivare a dover fermare un cane, come abbiamo detto, ma anche a dover fermare uno o più team o addirittura a fermare l'intera gara. Per esempio in situazioni di gare su terra, la temperatura è una di quelle cose che può far pensare di dover fermare la gara. Temperature eccessive, come possono esserci comunque in autunno, non consentono a cani nordici, a cani abituati a lavorare al freddo. Prima si diceva sono cani che a volte amano ancora di più correre di notte che di giorno. Farli correre magari con 18, 20, 22 gradi può diventare un rischio veramente importante per la loro salute. Quindi in queste situazioni è il veterinario per primo a dover chiedere di fermare la gara. Quello che a me interessa è dire che queste situazioni vanno al di là di qualsiasi altro interesse economico, che nel nostro sport non c'è, al di là di qualsiasi altro interesse mediatico. Se c'è da fermare un cane, se c'è da fermare un team, una gara, la cosa va fatta assolutamente, perché il primo punto per cui noi veterinari siamo lì e per cui tutti dovrebbero, penso, essere d'accordo è la salvaguardia della salute dei nostri cani. Prima si diceva non sono cani costretti a correre, evidentemente, ma a volte proprio perché sono così entusiasti di farlo si può arrivare a condizioni di patologie che noi nell'interesse loro dobbiamo contrastare. Abbiamo detto quali sono i principali problemi che troviamo durante le gare.
abbiamo parlato di disidratazione, che è estremamente importante. Un altro punto frequente è la disappetenza, a volte i cani per la stanchezza, a volte anche proprio perché, almeno per esperienza clinica, sia di clinica pratica che di gara, queste razze non sono quelle con la bocca più buona di tutti. A volte hanno un po' una tendenza all'anoressia, pur non avendo nessun problema patologico. In gara, per lo stress, per la stanchezza, questa tendenza all'anoressia può diventare una complicazione importante, perché naturalmente, come ci siamo detti prima, non mettere carburante in una macchina che deve correre, non riuscire a metterglielo vuol dire prima o poi doversi fermare. Un problema metabolico a cui ho accennato prima è la mioglobinuria, cioè le piccole lesioni muscolari che possono svilupparsi durante un'attività atletica intensa possono portare alla liberazione di una sostanza che è la mioglobina, che può essere estremamente pericolosa per il funzionamento renale. Quindi nel sangue un eccesso di mioglobina può mettere in una condizione di insufficienza renale un cane, e ce ne rendiamo conto perché le urine sono scure, oltre naturalmente a rilevare un dolore muscolare diffuso, un cane che non ha voglia di correre, un cane che non ha voglia di muoversi, che appena arrivato si accuccia subito nella paglia e cerca di stare il più fermo possibile. Questo indolenzimento generale può essere appunto indice di una lisi, di una rottura delle piccole cellule muscolari. Naturalmente ci sono problemi gastroenterici, come tutti i cani, dal cane che vive sul divano e mangia di tutto, il cane che fa attività sportiva, il vomito, la diarrea, e sono situazioni abbastanza frequenti. C'è da dire che l'argomento ulcere gastriche è un argomento molto importante, forse non tanto nei cani di pura razza nordica, ma in quelli che nelle gare di lunga distanza vediamo con più frequenza, e quindi parliamo di Alaskan Husky. Sono situazioni che ci hanno portato, comunque sono situazioni che ci hanno portato in molti casi a fare delle indagini approfondite per capire perché questi cani soffrono così frequentemente di ulcere gastriche. Certamente un fattore può essere lo stress da gara, abbiamo indagato, poi ne parlo comunque, anche sul tipo di alimentazione e sulle modalità con cui questi cani vengono alimentati per capire se c'è una relazione. Attualmente purtroppo non c'è ancora una risposta certa e sicura alla domanda del perché questi cani frequentemente soffrono di ulcere gastriche. L'invaginamento intestinale l'ho messo tra parentesi perché purtroppo ho avuto la sfortuna di vivere una situazione di invaginamento intestinale alla Yukon Quest. Sarebbe successo probabilmente in qualsiasi altra situazione. Lì avevamo la clinica più vicina dove dover fare la chirurgia d'urgenza a più di 200 km, il cane non ce l'ha fatta. Probabilmente non saremmo riusciti a salvarlo neanche se l'avessimo portato, se fosse successo sul tavolo della mia clinica, perché i sintomi non sono sempre così chiari. Però ecco, è una cosa molto rara, ma che in effetti da quando lavoro in questo ambito ho visto per fortuna una volta sola. Ma che cosa sarebbe? Ok, tanto per darti un'idea, il dito di un guanto, quando ti sfili il guanto, il dito si infila dentro se stesso. È lo stesso concetto, il tubo intestinale che si infila dentro se stesso. E quindi è una situazione che risolvi esclusivamente in maniera chirurgica. Non puoi pensare di operare un cane con questo problema in mezzo alla vasca, evidentemente. Devi farlo in clinica. E lì consiste nel asportare un pezzo di intestino quando si è invaginato, perché quell'invaginazione porta a dei grossissimi problemi circolatori, a dei grossissimi problemi di peritonite localizzate che poi si diffonde. Sono situazioni che nel giro di 24, ti direi non 48 ore, 24 ore possono portare un cane a morte. Non ho mai visto, per fortuna, in gara situazioni di torsione gastrica, che invece vedo frequentemente sul tavolo operatorio in clinica. Tutti i problemi muscoloscheletrici in un organismo che usa così bene il suo apparato muscoloscheletrico, evidentemente sono problemi che possiamo osservare. In genere sono zoppie che partono da problemi di articolazione o da problemi di tendini e legamenti. Quello è l'ordine con cui più frequentemente direi li vediamo. Principalmente sono problemi a carico del carpo, problemi a carico della spalla,
i problemi a carico dei bicipiti brachiali. Raramente si vedono rotture del tendine d'Achille, in genere non sono rotture complete, e raramente si vedono situazioni a carico del legamento crociato anteriore. Cosa che invece nuovamente sul tavolo di una clinica normale vediamo abbastanza frequentemente. Questo è anche per dire che al di là di quella che può essere la struttura di questi cani, che si sono, tra virgolette, sono stati selezionati per poter correre lunghe distanze, al di là di quell'aspetto che probabilmente li mette un po' al riparo da situazioni di fragilità legamentosa, è anche per dire che sono atleti, sono cani estremamente contornati. La struttura muscolare protegge l'articolazione. Esattamente, quindi è più facile vedere la misura, la rottura di un crociato in un barboncino che salta dal divano piuttosto che in un cane di questo tipo. Dicevo prima, carpo e spalla sono le due articolazioni più interessate, sulla zampa anteriore dove c'è la maggior parte del peso. Molto spesso le lesioni a carico del carpo sono lesioni che riusciamo a gestire abbastanza bene anche nel checkpoint, quindi può essere a volte sufficiente veramente il riposo di 6 ore, può essere sufficiente il massaggio che il masher spontaneamente attua a carico del cane stanco che ha il carpo indolenzito. Molto spesso suggeriamo l'utilizzo di quelli che sono restrap, cioè il manicotto in neoprene che tiene l'articolazione al caldo e la tiene un pochettino a riposo. Naturalmente non vengono utilizzati durante l'attività, ma vengono utilizzati durante il riposo senza neppure lasciarli per troppo tempo. Però ecco, dal carpo bene o male un cane può ancora ripartire. In genere le lesioni di spalla sono invece più difficili da gestire. Non c'è poi un cane che arriva zoppicando e dalla visita rileviamo un problema a carico del bicipite o della spalla in sé, di solito è un cane che viene tolto di gara. La cosa appassionante e anche bella di questa situazione è che molto spesso è lo stesso masher a chiedere che il cane venga tolto di gara. Non siamo noi a dover forzare il concorrente perché il concorrente vuole andare avanti a tutti i costi. In verità il concorrente stesso tiene molto la salute dei propri animali, quindi cerca di conservarli magari per la prossima gara. Sai che se ho un problema di spalla e non mi recupera adesso rischio di perdere anche la prossima gara, quindi tendono sempre ad avere un aspetto conservativo i masher che sanno gestire la propria mente. Alcune zoppie possono essere anche di origine muscolare, in particolare zoppie per i muscoli a carico del dorso e per i muscoli del quadricipite femorale. Abbiamo problemi cardiocircolatori, può esserci naturalmente un collasso e una sincope, come in tutti i cani che fanno un'attività intensa. Può esserci purtroppo anche una situazione di morte cardiaca. Sono stato testimone di due situazioni, una in una femunlopet, un cane che è morto 100 metri dopo essere partito, cane controllato, eppure è partito come tutti gli altri e dopo 100 metri è cascato morto, non abbiamo neanche avuto il tempo di rianimarlo. E di un'altra morte cardiaca sono stato testimone purtroppo più direttamente. Un team spagnolo in una firma Lopet è arrivato in un checkpoint con direi neppure un team di punta, era nel gruppo, era a metà del pack, insomma, è arrivato con questi cani direi non stanchi, non particolarmente affaticati, con nessun problema veramente evidente. Sono stati visitati perché era un checkpoint in cui il master aveva deciso di restare fermo 6 ore, quindi abbiamo avuto tutto il tempo di valutare questi cani. Alcune volte il master arriva, firma e va, altre volte ci sono checkpoint in cui hai un obbligo di sosta, oppure il master per una strategia sua o per una stanchezza sua e dei cani preferisce restare per un po' di ore. In questa situazione i cani sono stati visitati tutti accuratamente. Dopo 6-7 ore il master è ripartito e dopo 10 minuti è arrivata la moglie trafelata, la moglie che lo aiutava, faceva da handler, dicendo che il marito aveva chiamato da un chilometro o due chilometri fuori e uno dei cani, il cane leader peraltro, era caduto ed era morto all'improvviso mentre stava correndo. Abbiamo preso la motoslitta, siamo andati, abbiamo cercato di rianimarlo con l'adrenalina intracardiaca, massaggio e quant'altro,
ma non c'è stato assolutamente nulla da fare. Sono situazioni che a volte lasciano veramente di stucco, sono situazioni che però analizzate a posteriori, anche se non sempre riesce a individuare esattamente la causa e a volte non riesce a individuarla neppure quando viene fatta autopsia. Ricordiamo che nelle gare veramente importanti, se ci sono situazioni di questo tipo, c'è la necessità anche legale di avere un'autopsia, evidentemente. L'anno scorso è successo con due cani, nella stanza di Ghivero. Sì, ed era un po' di anni che non succedeva più. Ed erano cani, certamente erano cani di un team estremamente importante, quindi certamente cani ben seguiti, ben allenati e quant'altro. Purtroppo in queste situazioni veramente, dicevo, resti un po' di stucco, anche se poi vai a guardare le statistiche e ti rendi conto che fondamentalmente le morti improvvise in queste condizioni sono molto meno frequenti delle morti che vedo in clinica, perché questa è una popolazione di cani estremamente controllata, quindi nessuno si azzarda a far correre un cane che magari ha già un problema cardiaco a monte. Sono situazioni che non puoi comunque prevedere, però la mortalità che effettivamente vedi in questi tipi di cani è statisticamente inferiore rispetto alla mortalità che vedi nella popolazione canina comune. Quindi si potrebbe anche trattare di morte improvvisa cardiaca al di là dell'attività fisica. Ah sì, 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 sì. Le morte improvvisa che rientra nella statistica. Due giorni e poi ho trovato sul tavolo in clinica un cane morto di notte nel sonno, che avevo visto forse 15 giorni prima una visita di Berentini, che non aveva assolutamente nulla, non ha avuto sintomi la sera prima, il cane è morto di notte. C'è un'età, domanda soltanto, c'è un'età media in cui è più frequente la morte improvvisa cardiaca o no? No, no, per a parte io ho avuto solo queste due esperienze per fortuna, però statisticamente parlando con i colleghi non hai un'età, non è il cane anziano, non è. A volte forse può essere il cane più giovane. Pensavo più un cane intorno ai 5-6 anni. Ok, sì, può starci, allora, se quella è la fascia d'età sì, però quella è anche la fascia d'età in cui la maggior parte dei cani corre. Non vedi difficilmente cani sopra gli 8 anni. I problemi respiratori, abbiamo accennato prima la polmonite ab ingestis, cioè la polmonite che può verificarsi in seguito a un'ingestione di cibo. Naturalmente tutte le forme respiratorie da batterie e da virus che sono estremamente importanti, perché in situazioni di affollamento come c'è durante una gara, quindi tanti cani nello stesso posto, ricordiamoci che in un checkpoint i team vengono parcheggiati uno a 2 metri l'uno dall'altro, 3 metri l'uno dall'altro, quando ci sono tanti concorrenti, veramente i checkpoint sono affollatissimi. Ci sono situazioni, per esempio la Famous Moment con 40 team o 60 team, tutti in uno spazio ristretto, forme batteriche o virali possono diffondersi in maniera estremamente facile. Quindi abbiamo molta attenzione da porre, in particolare nelle visite pre-gara, per essere certi che nessuno di questi cani sia portatore di un qualche problema respiratorio. In particolare negli ultimi anni si è posta molta attenzione a quella che viene chiamata tosse dei canini, che è una malattia da batteri e da virus, una malattia in cirurgia a causa mista, per la quale il vaccino dà e non dà una copertura. Anche perché il vaccino in fondo, sia quello nasale sia quello iniettabile, dà una copertura principalmente contro un batterio che è la Bordetella e contro il virus della parainfluenza. La tosse dei canini in verità è una malattia con più un'eziologia mista e quindi non puoi proteggerlo da tutto. Non è una malattia in genere pericolosa perché in fondo parte da una tracheite e difficilmente si complica. Però in cani da sport che magari sono già stressati per l'attività che fanno, stressati inteso come sistema immunitario sotto stress, impegnato bene, una malattia da virus che in un cane normale potrebbe solo dar tracheite, può sempre diventare una bronchite, una polmonite e può poi facilmente passare da un cane all'altro. Quindi i problemi respiratori sono sempre una situazione da valutare con estrema attenzione durante le gare, prima e durante. Tutti i problemi cutanei, naturalmente i traumi, i morsi, classicamente nelle gare in cui sono impegnati i Malamut c'è sempre qualche discussione tra cani e
tra mute diverse, per cui molto spesso le lesioni da morso sono situazioni da prendere in considerazione. Naturalmente tutte le lesioni coscienti plantari, perché in fondo non c'è un buon canale da slitta se non ha una buona struttura a carico dei coscienti plantari. Quindi quella è un'altra parte, un'altra lesione anatomica da tenere in estrema considerazione. Sappiamo benissimo che la cosa può dipendere anche dal tipo di neve, dal tipo di copertura di butis che viene usata. Possono essere tanti i fattori che influenzano, addirittura anche l'alimentazione in sé per sé può andare a influire sullo stato di salute dei coscienti plantari. Sono stati fatti dei calcoli su quanti appoggi fa un cuscinetto plantare in una grande lunga distanza, e andiamo a decine di migliaia di volte in cui il cuscinetto colpisce il terreno, quindi è una lesione estremamente facile da rilevare e comunque anche da poter prendere in conto. A proposito di questo, scusami una domanda, dato che si sta diffondendo molto l'abitudine di mi piace correre porto al cane a correre, mi piace fare, faccio anche a lui. Una delle prime cose, io sono preparatore atletico, non mi occupo dei nordici, ma dei CLC per questo. E noi che ci troviamo di fronte a una situazione del genere, le lesioni al plantare o comunque l'abuso di questi cilonerie, ecco, porta a 100.000 palliativi, tentativi di... C'è un metodo, o meglio, c'è un coadiuvante iniziale, poi dipende dal singolo personaggio, dalla singola individuo, da come viene usato. Sono troppi fattori in gioco, effettivamente, sì. A partire dal tipo di terreno su cui il cane lavora, a finire alla linea di sangue, ci sono selezioni che ti permettono di avere cani con migliori piedi rispetto alla linea di sangue di altro genere. No, non c'è una prevenzione vera. Considera che di sicuro la qualità della neve è la cosa più importante. Naturalmente se corri su un sottofondo in genere. Come scusi? Cioè l'età del sottofondo in genere, perché noi che siamo un po' più sudici usiamo il terreno, non la neve la vediamo un po'. Certo. In voi nordici è un altro discorso. Certo, però di sicuro l'impatto sul terreno, su uno sterrato non ben omogeneo, già può essere. No, per esempio l'asfalto, l'asfalto assolutamente lo eviterei in assoluto, anche perché la temperatura dell'asfalto rispetto alla temperatura ambientale è sempre un po' di più. Sì. No, ma è famoso nei medi della nonna che passava un passo e tutte queste cose qui. Ah, beh, considera che ogni mascia dà la sua ricetta segreta per preparare la crema di un colore piuttosto che di un altro, da con cui andare a conoscere le fiorine dei grandi libri. Puoi considerare anche una cosa, che non sempre queste creme sono dal punto di vista del doping accettate. Ci sono prodotti contenenti cortisone piuttosto che e lì bisogna stare anche un po' attenti. Però una vera prevenzione ti direi non c'è. L'occhio del masher, quando capisce su che terreno stai portando il tuo cane e devi mettere lo stivaletto, devi mettere il booty, piuttosto che non cercare magari di stare sul terreno un poco più morbido o un poco più duro, secondo la situazione. E quando esce il problema è sempre troppo. Quindi, allora, anche per i Siberian Husky si utilizzano i butis come prevenzione, non tanto, perché quando ti esce fuori una spaccatura, un'abrasione, il cane probabilmente non ti lascia. Io nel mio picco preparo la 40, la 70 e la 120 e col cane su terra, e ovviamente lì si hanno altre tipologie, ma il cane che lo vedo immediatamente, il cane che va in leggera sofferenza, me ne accorgo, però è quando ormai è arrivato, tardi. E anche il voto è difficile che mi possa risolvere sempre, però appunto, dato che poi mi arrivano tanti cani cialtronati perché ho preso, voglio andare a correre la domenica, faccio 30 km perché tanto lo fo io, mi fa anche a lui e vengono delle gare. Cioè, sì. Per esempio, hai qualche accorgimento tuo particolare? No, non per prevenire, in realtà. Per prevenire si utilizzano esclusivamente i booties, anche perché il Siberian Husky, a differenza di Alaskan Husky, ha dei taccoletti più resistenti. Una volta che esce fuori il problema si utilizza una crema rosa, che non so cosa sia, però è autorizzata perché viene data anche dall'organizzazione definita, rosa e del resto, e si utilizza quella là.
però come prevenzione, soprattutto di sicurezza maschile, non abbiamo mai utilizzato niente. Ecco, poi ecco, anche questo è molto vero, dipende anche molto dalla razza. Difficilmente vedi Malamut combattuto in gara, viceversa la maschera maschi quasi sempre in certe situazioni. Sono più veloci, però hanno mille problemi. Fattori ambientali, evidentemente la temperatura ambientale è molto importante. Evidentemente uno pensa, ok, corriamo al freddo, i cani avranno freddo, possono andare in ipotermia, ma in verità può anche capitare che il cane che corre magari a 5 gradi sotto zero possa soffrire di colpi di calore. Mi è capitato in una gara dove la temperatura è salita nel giro di poche ore di quasi 10 gradi, di dover mettere un cane sotto flebo con una sacca di, con delle sacche di fisiologica fredda per potergli abbassare la temperatura, che era arrivata a più di 44 gradi. Per fortuna era cotto. Per fortuna il Marshall si è reso conto, normalmente come dicevo prima il Marshall ha l'occhio sul proprio team e vede subito se un cane magari barcolla, se comincia ad avere qualche sintomo inusuale, per cui si è reso conto subito, l'ho tolto dalla linea di traino, l'ho messo nella slitta, appena arrivato ci ha aiutato a raffreddarlo, quindi il cane io ho pensato che non potesse più correre, perché situazioni di questo tipo a volte portano a una sorta di alterazione nel centro di termoregolazione, quindi anche se il cane si salva, a volte è un po' come un termostato che si è fuso e non riesce più a regolare veramente bene la sua temperatura. Però l'anno dopo ho rivisto il cane in una gara importante, per l'esattezza alla fine di campionato del mondo, il cane correva senza nessun problema ed era un Malamut. Però quelli non cani neanche se gli passi sopra con i trattori. Naturalmente i congelamenti anche sono molto importanti, abbiamo avuto un anno, sembra la Fremont, sì, anche lì un abbassamento, al contrario, non un innalzamento, ma un abbassamento improvviso di temperatura, quasi tutti erano partiti tranquilli perché la temperatura sembrava normale, al primo checkpoint abbiamo dovuto quasi fermare la gara per poter prenderci cura di moltissimi cani che avevano congelamento del capezzolo piuttosto che non congelamento del prepuzio, naturalmente tutti i cani da togliere di gara in queste situazioni. Ha detto una temperatura, sono partiti che era una temperatura normale, qual è la temperatura normale? In quella situazione eravamo a meno 18. Considera, come si diceva prima con Giordano, che puoi raggiungere le temperature anche ben sotto i 35. Io ho avuto la fortuna di avere solo una gara dove sono rimasto a meno 35 per qualche ora a lavorare in un checkpoint, ti assicuro che è estremamente difficile perché togli il guanto per prendere il polso al cane e ti si stacca, quindi diventa un problema. Il cane però effettivamente forse non ha temperature così estreme, però il cane attorno ai meno 15, meno 20 lavora certamente meglio che a temperature attorno allo zero, per tutta una serie di motivi anche di tipo metabolico. Fai conto anche che ci sono degli studi che dimostrano che a temperature basse nel sangue del cane c'è una maggior quantità di sostanze grasse, okay? Quindi quello che mangia lo assimila pari pari a temperatura calda fredda, però il grasso rimane meglio nel sangue e viene utilizzato quindi meglio quando ce n'è bisogno, perciò un motivo effettivamente fisiologico per cui il cane lavora meglio al freddo. Ci sono dei criteri, come abbiamo detto prima, per cui dobbiamo togliere questi cani di gara. L'ISDVMA ha effettivamente quasi codificato questi motivi. Accettiamo come veterinari di adottare più o meno uno standard in tutte le competizioni. Abbiamo detto prima dello stato di nutrizione, vai a fare una palpazione sul cane, principalmente vai a valutare il torace e il bacino, devi riuscire a percepire le sporgenze ossee.
se vedi le sporgenze rosse in maniera eccessiva e tra una costa e l'altra quasi un incavo, quello è un cane troppo magro, effettivamente, che potrebbe non avere riserve sufficienti per affrontare il freddo in una lunga distanza. Se le percepisci senza effettivamente troppo sforzo, quello potrebbe essere un cane a body condition 3, quindi ideale, nelle condizioni ideali. È stato detto che nessun maratoneta è grasso, assolutamente vero, nessun cane da lunga distanza può permettersi di portare in giro peso in eccesso, sarebbe solo uno sforzo inutile e addirittura potrebbe diventare dannoso perché la sua temperatura si innalza e quindi certi meccanismi fisiologici potrebbero non funzionare così bene come quando invece il peso è nel livello ideale. È importante dire che sotto un certo valore, quindi la visibilità delle sporgenze rosse eccessive, quindi una valutazione di un parametro A1, è importante dire che un cane di quel tipo non può correre, come abbiamo detto, ed è importante anche dire che una perdita di peso durante la gara, queste sono gare che possono durare anche 5, 7, 10 giorni, quindi nell'arco di una settimana un cane naturalmente per quanto possa mangiare a volte non riesce a mangiare a sufficienza per non consumare quello che ha di riserva. Se il suo consumo è eccessivo, se abbiamo un cambio di due valori nella scala da 1 a 5, quello è un cane che va fermato, quantomeno va fermato per tutto il tempo necessario affinché riprenda peso in un checkpoint. Ci sono marker che naturalmente possono mettere in discussione la cosa, però se tu vuoi continuare la gara, io come veterinario ti dico rimani qui 24 ore e poi ne riparliamo, se tu vuoi continuare non puoi uscire con dei cani magri, dovrai farmi vedere dopo 24 ore che i cani abbiano mangiato a sufficienza, che abbiano ripreso peso, che siano in condizioni tali da affrontare una parte di corso che manca. Quindi è una valutazione della riserva di benzina che hai nel serbatoio, se sei troppo basso non puoi andare da nessuna parte. Questa è un po' una scala così, giusto un diagramma visivo di quello che può essere il peso ideale. C'è sempre una difficoltà perché non tutti abbiamo la stessa sensibilità alla palpazione, non tutti abbiamo gli stessi parametri di valutazione, però si cerca il più possibile di uniformare questa cosa. D'altra parte non ci sono altri metodi validati scientificamente che possono permetterti di dire è un cane magro o un cane grasso per poter fare questa gara. Si è cercato per esempio anche di utilizzare il peso del cane, ma non è sempre facile, non è facile pesare un cane in un checkpoint, quindi in fondo un aspetto un po' scientifico e un po' tra virgolette artistico del sapere interpretare le cose è quello che hanno i veterinari in questa situazione. Abbiamo detto prima che l'acqua è estremamente importante, una perdita che superi il 7-8% diventa una perdita rischiosa. Non possiamo permetterci di far correre dei cani disidratati per tanti motivi. In primo luogo, naturalmente, perché tutti i metabolismi senza l'acqua tendono a fermarsi. Diciamo una leggera perdita può essere ancora accettata se durante la pausa il cane ha accesso all'acqua. Ricordiamoci che in molte gare le uniche cose che vengono fornite al masher in un checkpoint sono la paglia per far riposare il cane e l'acqua. Tutto il resto magari deve averlo lì nella slitta o deve averlo nella sacca che gli è stata portata al checkpoint in precedenza, però l'acqua viene sempre fornita a sufficienza. Non sempre il cane mangiando neve riesce a idratarsi a sufficienza, vuol dire anche quello. Poi naturalmente la disidratazione comporta anche alterazioni nell'attività cardiaca e effettivamente anche il controllo della frequenza cardiaca è una delle cose più importanti che dobbiamo fare. Un cane che dopo un'ora di riposo ha ancora una frequenza estremamente alta ci mette subito in sospetto. Un cane che sta sopra 120 battiti al minuto dopo un'ora o ha un dolore o è disidratato o c'è comunque qualcosa che non va. E un cane con una frequenza cardiaca superiore ai 120 battiti al minuto non può uscire dal checkpoint, deve restare lì e essere controllato, oppure molto spesso mi è capitato anche con Masher di punta, per esempio Surly, la firma Slopez, aveva il team giovane che stava preparando per la Iditarod, uno dei cani dopo il suo riposo di un paio d'ore
era ancora a 100 battiti, non a 120, 100 battiti, lui ha preferito toglierlo perché mi ha detto no, c'è qualcosa che non va, anche se non riusciamo a capire che cos'è, un rischio per tutto il team, è un rischio per il cane, non avrebbe senso forzare una situazione di quel tipo. Scusi, posso chiedere una cosa? Chiaramente non parlo di gare perché siamo fuori dalla... Sì, io sto buttandomi tutto sulle gare perché vorrei che magari qualcuno come Giordano alla fine fosse... bene o male attratto da questo mondo. No, che non è per criticare, cioè la cosa dei 120 battiti anche, è molto valida anche per le spiego nello specifico, i miei cani si ricordano, cioè, corrono normalmente. Che cani sono? Cioè, hanno dello spazio per cui tutti i giorni vanno su due e però da solo, cioè non sono in gara, non sono sottoposto, fanno la sua normale regolare, però ogni tanto mi prendo a parte, mi metto sotto sforzo, poi un'imbranatura fatta lì per lì, sta fuori un'ora, anche un'ora e mezza, e con la bici, senza pedalare, si fa trainare su in salita. Io, senza migliorare nulla, ho visto se vedete hanno due anni, con l'affanno assurdo, a me, da allenante, mi sembrava troppo. Le situazioni anche qui sono in gioco, cioè, tanti prendere un cane, no? Sotto sul divano, in appartamento inattivo sempre, però corro normalmente per conto suo, e partire e fare le stesse cose una volta al mese a me non sembra tanto normale. No, allora un cane va allenato evidentemente per potersi permettere di arrivare a una situazione con l'affanno, di impegno importante. Cioè, è pericoloso. Tanti fattori, la temperatura, sì, no, facciamo la stare, distanza, cioè, che corre, l'intensità con cui corre, sono tutte condizioni che evidentemente mettono il sistema cardiovascolare sotto sforzo. L'importante però è che finito lo sforzo il sistema cardiovascolare sia capace di tornare alla normalità. Mi devo chiedere conto anch'io se le causano. Se un cane non allenato forse anche. Anche perché il cane tende comunque a dar di più lo stimoli, per cui devi frenarlo un attimo. Probabilmente semplicemente delle uscite un pochino più brevi, perché magari più frequenti. È il concetto di allenamento. Leggero stress su una compensazione, leggero stress. Parliamo del mondo di due comuni mortali, per esempio. Lo siamo anche noi. No. Ahimè sì. Tracking anche abbastanza spinti e così. Quanto può, o meglio, quanto deve bere un cane? Oh, si parla di 60 millilitri ogni chilo di peso al giorno, medio. 60 millilitri di acqua ogni chilo di peso al giorno, mediamente. Quindi un cane di 20 kg nella prima giornata può avere attorno a un litro d'acqua. Poi dipende da che cosa mangia. Se mangia umido, nel cibo umido un 50% è già acqua. Dipende dall'attività che fa, dalla temperatura. Ma non c'è mai una risposta univoca a queste cose. No, durante l'attività, come fare bene, bene, alla fine. Allora, anche lì il discorso è di far sì che non abbia uno stomaco pieno. Quindi niente cibo nelle poche ore precedenti, snack molto leggeri se deve fare un lavoro lungo, molto leggeri di energetici, ogni due ore fermarsi per dare il pezzettino di snack contenente una buona quantità di grasso, per esempio. Ci sono masher che usano degli snack facendo surgelare della carne del pesce in modo che ci sia anche dell'acqua in questo snack. Quindi le piccole quantità frequenti di acqua mi stanno bene, farlo bere in modo eccessivo prima o durante ci starei un po' attento. Una dilatazione gastrica, ho detto prima, non ho mai visto torsioni gastriche in gara, per fortuna, non ho intenzione di vederle, quindi cerchiamo di tenere secondo lei la piccola quantità. Questa mancanza di torsioni in gara è dovuta a una giusta gestione del cane da parte del masher o una minore predisposizione di razza? Una minore predisposizione di razza, certamente. Difficilmente vedo torsioni gastriche in clinica mia al di sotto dei 20 kg. Se questi sono cani da 15, 18, 20, 25, siamo in una fascia abbastanza tranquilla. Ma può esserci. Se andiamo magari sopra i 30-35, allora già può essere una questione di volumi,
di profondità del torace, di quanto i legamenti che tengono lo stomaco al loro posto sono più o meno tonici. Sì, quindi in gara ci può essere anche la possibilità, cioè che anche gareggiano possono avere anche una tonicità maggiore a livello addominale, per cui una... un contenimento lo devo avere, una corazza, chiamiamola così, sì, che finisce magari assolutamente. Poi mi è capitato di vedere sì, no, esatto, mi è capitato di vedere una torsione gastrica in un orsciai. Oh, ma il dito ti ha fatto il dito? Ho sentito il bocca oggi. No, e vedi a volte anche torsioni, dilatazioni, torsioni magari parziali anche a stomaco vuoto. Sì. E l'assismo del vento. Noi possono essere tanti fattori. C'è certamente comunque spazio anche per l'esposizione genetica, nel senso che certe linee di sangue negli alani piuttosto che non nei boxer, nei pastori tedeschi, sono cani, spingono i proprietari a fissare lo stomaco preventivamente, perché si sa già che potrebbe arrivare quello. Per avere una costituzione abbastanza simile, io appunto CLC e Grigioni sono molto meno sottoposti, pur essendo vicinissimi al pastore tedesco. Il discorso genetico è importante. Abbiamo parlato dell'ipertermia, non deve essere mai accennato appunto da comuni mortali più o meno. Il discorso dell'alimentazione, io sentivo di anzi che parlava, ecco, come snack carburante in corsa, in allenamento, in preparazione, cosa può essere usato meglio di anche lì ci sono tante forme, di grasso, di anche lì ci sono tante forme. Dipende anche che cosa ci fate voi con i cani. Che temperature, in che condizioni. Su lo snack classico ogni due ore e mezza di allenamento è o la carne o il trancio di salmone a seconda delle temperature. Il salmone quando fa meno freddo, la carne quando fa più freddo. Questa è la regola, come diceva il dottore, fresca, congelata, perché contiene un sacco di acqua, è fondamentale. E i due discorsi, quello dei idrati. Poi scusate un attimo, qualcuno ha messo la chip Fiat via. Preciso, è un bel caso. Abbiamo parlato anche di ipertermia, quindi non dobbiamo avere temperature sopra i 40 gradi dopo un'ora. Questo è il discorso della disidratazione, la valutiamo controllando la plica cutanea, quanto è elastica il sottocute, quanto è idratato il sottocute, lo valutiamo con la velocità con cui la gengiva schiacciata ritorna, vascolarizzata, ritorna bella rosa, e assolutamente dobbiamo stare attenti che non superi il 7-8%, perché altrimenti più l'acqua persa è in quantità maggiore e più i rischi di portare a situazioni irrecuperabili evidentemente aumentano. L'ipotermia certamente ne abbiamo accennato, i suoni polmonari ne abbiamo accennato, le diarree come i vomiti, abbiamo detto prima, sono abbastanza frequenti. L'importante è in primo luogo che non sia un vomito ematico, e in secondo luogo che sia responsivo ai farmaci, quindi se diamo degli antidiarroici tra quelli ammessi tra le regole antidoping della competizione, il cane deve poter effettivamente averne un beneficio. Se nonostante l'antidiarroico il cane continua a perdere il liquido tramite la diarrea e evidentemente a non poter venderla adeguatamente, è un cane che va male. Dell'urina abbiamo accennato, prima ho detto qualcosa riguardo alle ulcere gastriche. Nel 2013, per l'esattezza nel 2012, con una collega norvegese abbiamo fatto uno studio clinico su due team in verità importanti, Sigrid Ekran e Bjorn Andersson. Lui ha corso ancora la Iditarod, lei ha vinto due volte il mondiale FSS e ha corso ancora la Iditarod. L'idea della collega norvegese che lavora in una zona dove ci sono molti lupi e aveva la fortuna ogni tanto di vedere lupi sul tavolo non chirurgico ma sul tavolo autoptico.
e portavano due primordi per vari motivi investiti piuttosto che non uccisi a tutta. Non ha mai trovato ulcere gastriche in questi gruppi. La sua idea è che forse questi cani mangiano in una maniera diversa dai nostri cani da slotta, che invece dal punto di vista dell'ulcere gastrica hanno frequentemente problemi. Evidentemente i lupi mangiano quando capita, la preda non la prendono tutti i giorni ogni due ore. Certamente la loro acidità gastrica, quello che può essere la funzionalità dell'apparato gastroenterico, è leggermente diversa da quello che come noi stiamo alimentando i nostri cani da slotta. La sua idea è stata: proviamo a prendere due team, li facciamo fare lo stesso identico percorso, però uno dei due team, per l'esattezza quella di Simon Beckham, mangerà una sola volta al giorno tutta la razione, considerato che abbiamo bisogno di 6-8 mila chilocalorie, quindi una razione abbastanza abbondante. L'altro team mangerà lo stesso tipo di alimento, ma suddiviso classicamente con gli snack durante la giornata, un pasto a metà giornata e un pasto alla sera. I cani hanno fatto questo testo da 400 km in 6 giorni. Noi abbiamo addormentato tutti i cani prima del test e alla fine del test per andare a vedere con un endoscopio in che condizioni era lo stomaco. Peraltro questi cani prima del test erano stati messi sotto omeprazolo, che è un farmaco che adesso, no, è ammesso. Adesso è ammesso per fortuna per attenuare il rischio di ulcere gastrica. Questi cani effettivamente prima del test alcuni avevano comunque delle lesioni minime, ma le avevano, parliamo di meno del 5% di questi 32 cani in totale che abbiamo testato. Alla fine del test non c'era differenza tra i cani che avevano mangiato in maniera classica con gli snack e i cani che avevano fatto un solo pasto al giorno, quindi non è la modalità con cui alimentiamo i nostri cani che porta al problema. Non è il tipo di alimento. Questi avevano lo stesso tipo di alimento. Il lupo magari rispetto a... Può essere che sono stati fatti anche dei test sulle dimensioni del pezzo di carne o sulle dimensioni del pezzo della crocchetta che viene somministrata, anche lì senza notare. Questa verifica la veracità. Certamente sono cani con un'acidità spinta anche per la situazione di stress. Una delle cose a cui abbiamo pensato e che sarà da in qualche modo testata è che i maratoneti umani spesso soffrono di ulcere gastrica e anche lì c'è una condizione certamente di stress mentale. Forse c'è anche il fatto che durante l'attività manca... Sì, ma durante l'attività fisica manca una vascolarizzazione corretta. L'ingrigliamo del sangue. Il sangue viene ricambiato a livello muscolare, a livello cardiaco e cerebrale. Lo stomaco va leggermente in ischemia durante questa attività fisica. Può darsi che questa mancanza di sangue, quindi di nutrimento, di ossigeno, porti in qualche modo a una sofferenza delle cellule della parete gastrica e quindi induca una predisposizione al problema dell'ulcere. C'è da dire poi che questa situazione è molto più frequente nei cani di un certo tipo, come gli Alaskan Husky, piuttosto che non invece i cani nordici puri, cioè vediamo più in cerno di Alaskan Husky. Qui era l'articolo che ne parlava. Le ultime tre cause per cui togliamo cani di gara sono, abbiamo detto, i congelamenti, tutte le ferite che non possiamo prevenire, i sospetti di malattie infettive, evidentemente in quelle situazioni vanno tolti i team di gara in modo completo, e tutte le malattie o le lesioni che abbiano bisogno di farmaci che o non abbiamo in gara oppure che vadano contro le regole dell'antidoping. Naturalmente abbiamo accennato alle zoppie che non possono migliorare durante il riscaldamento e di solito sono più quelle di spalla che di carpo, e in ogni caso un cane che non vuole correre non può venire forzato e il master stesso lo toglierà di gara, o se non fosse io a farlo saremo noi a farlo. Ci sono casi clinici diversi tra diversi tipi di gare. Direi che a questa domanda possiamo rispondere suddividendo le gare nelle tre classiche tipologie: sprint, media distanza o corsa a tappe e lunga distanza. Diciamo che nello sprint le lesioni sono molto meno frequenti che nella media e lunga distanza, o quantomeno certi tipi di lesione. Nello sprint a volte vediamo più lesioni di tipo traumatico o ambientale, il cane che corre su terra e magari deve fare anche
un chilometro sull'asfalto, evidentemente avrà più rischi di portarsi a casa una lesione sui coscienti plantari. Qualche volta le lesioni nelle gare sprint sono dovute al fatto che il masher, che per la prima volta si approccia all'ambiente agonistico, non parte certo con i 100 km, ma parte semplicemente con i 3 km di corsa. E quindi non sempre c'è una preparazione tecnica, una preparazione adeguata relativamente all'allenamento e alle necessità ambientali. Quindi qualche volta qualche cane da sprint soffre di problemi di questo genere. C'è da dire che come veterinari di gara, in genere nelle gare sprint si fa un gran poco. Si tende a guardare il libretto, a vedere il microchip, il master arriva, tira il cane giù dalla macchina, gli offre correre, lo mette in macchina e va a casa. Quindi hai ben poco possibilità di interagire con il masher, di vedergli i cani, a meno che non sia il masher stesso che viene a cercarti. Nelle gare già di media e lunga distanza e a tappe, vediamo problemi che risultano più facilmente di tipo articolare e muscolare. Non sempre si riesce esattamente a capire dove sono, perché sono gare che comportano magari un riposo anche adeguato. Certe volte il riposo non è così adeguato e quindi le lesioni sono più evidenti, però il fatto per esempio nelle gare a tappe che ogni sera la carovana si fermi e dia tempo per le 12 ore, dia tempo ai cani di riposare, al masher di controllare i cani e a noi eventualmente di intervenire, ci permette di cominciare ad avere un certo rapporto con i masher e di poter quantomeno farsi di aiutare i cani che ne avevano bisogno. Infine la lunga distanza, dove le lesioni croniche acute sono già più evidenti, c'è da dire una cosa, non vorrei spaventare nessuno, non stiamo parlando di grandi percentuali, stiamo parlando a volte di 10% dei cani in gara che hanno bisogno di un supporto veterinario, non è che tutti i cani che vanno a fare la lunga distanza si ritrovano ad aver bisogno di cure. Normalmente sono veramente pochi i cani che necessitano di un intervento importante. Però ci sono problemi anche a carico del apparato digerente, come abbiamo visto, poi con il respiratorio. In genere i problemi sanitari, così da una curva ideale, aumentano più aumentano i chilometri, anche se non è un aumento costante. Diciamo che fino ai 300-400 km si sta ancora in una fascia abbastanza tranquilla. Certamente al di sopra dei 600 i problemi sanitari aumentano, più aumenta la tendenza. Tornando per esempio, prima mi è stato chiesto il tipo di terreno, certamente il tipo di tracciato può avere un'influenza sulle lesioni che osserviamo. Da una statistica che abbiamo fatto abbiamo visto che certe situazioni sono più legate alla tipologia della neve o alla tipologia di terreno. Nella neve fresca sono sempre più frequenti i problemi a carico un po' di tutti gli apparati, dal gastroenterico ai disordini metabolici, ai problemi traumatologici, alla stanchezza in genere. All'opposto, la neve ben battuta, magari anche se vogliamo leggermente appiccicosa, dà meno problemi di una neve fresca. I problemi principali in genere sono comunque legati al fatto appunto di dover correre su terreno non preparato. Allo stesso modo i problemi traumatologici sono più nella neve fresca e nel ghiaccio. All'opposto, questi due tipi di terreni così contrastanti portano alla maggior probabilità di avere lesioni di tipo traumatologico. Così pure per i problemi gastroenterici, abbiamo visto che i cani con problemi gastroenterici ne soffrono di più se c'è neve fresca o meno. Le superfici dure quindi portano a un aumento delle lesioni soprattutto a carico dell'arto anteriore, quindi il carpo e i cuscinetti plantari soffrono di più se facciamo correre i nostri cani sul ghiaccio, neve e terra, e parliamo delle zampe anteriori, mentre un po' tutte e quattro le zampe e anche il dorso soffre quando c'è neve soffice, quando c'è fango, quando c'è terreno non battuto. Ricordiamoci anche che l'altimetria dei percorsi è importante. Un dislivello di 100 metri in salita quasi corrisponde a dover correre un chilometro in più in pianura per quanto riguarda lo sforzo richiesto. All'opposto 400 metri in discesa corrispondono a un chilometro in pianura.
gli arti anteriori, soprattutto sui percorsi in discesa, abbiamo visto sono quelli che soffrono di più, ed è in particolare la spalla che è l'articolazione più sottoposta a stress. Al contrario, nell'arto posteriore sono più le articolazioni delle dita a soffrire quando c'è salita, forse perché c'è una maggior necessità di spinta sull'arto posteriore. Il rischio di malattie prima della gara certamente possiamo pensare di ridurlo con i consigli che si potrebbero dare a qualsiasi buon proprietario di cane. In primo luogo un'adeguata gestione igienica del canile, quindi l'acqua sempre a disposizione, la pulizia dell'ambiente, la rimozione delle feci, la possibilità di offrire aree coperte o scoperte, l'adeguata gestione alimentare che può essere dal punto di vista della qualità, della quantità, delle integrazioni molto importante. E la ciclicità, dobbiamo ricordarci che nel periodo di riposo non serve dare troppe calorie a questi cani, all'opposto la necessità calorica, proteine e soprattutto grassi in periodo di maggiore attività, in particolare durante l'inverno nelle gallerie, è una necessità che viene quasi ad essere triplicata rispetto a un periodo di riposo. Ricordiamoci sempre i vaccini e la profilassi. Lì ho messo le sigle di tutti i vaccini alla quali normalmente siamo abituati, quindi cinguro, epatite, leptospirosi, parvovirosi, tosse dei canili e rabbia. Questi vaccini non sempre, come si pensava una volta, hanno bisogno di venire richiamati annualmente. Per alcuni ce n'è bisogno, come può essere la tosse dei canili o la leptospirosi, per altri la copertura data da vaccino cinguro e parvovirosi è una copertura che può durare anche più di un anno. Ricordiamoci di tutte le parassitosi, sia intestinali che cutanee, che i problemi legati alla filaria e alla leishmania. Parlavo con masher spagnoli che hanno grossissimi problemi di leishmania. Nessuno, per esempio, in Norvegia penserebbe mai a fare prevenzione per la leishmania, però chi va in Norvegia arrivando dalla Spagna deve pensare anche a quello. Dalla Spagna, ma come pure dal nostro centro sud Italia. Tutte le cure che ad ogni singolo cane, ad ogni completo team vanno offerte, quindi ogni masher, se vuole gestire al meglio la sua muta, alla fine di ogni allenamento, alla fine di ogni uscita, vuole fare una sorta di autocontrollo sanitario, valutare chi zoppica, chi ha bisogno di un giorno di riposo in più, valutare chi non mangia. Si consigliano sempre esami del sangue almeno una o due volte all'anno, in particolare all'inizio e alla fine di una stagione agonistica. Si consiglia di mantenere tutti i dati relativi alla condizione sanitaria di questi cani sotto controllo, quindi tenere nota di tutto quello che succede, e nelle gare più importanti pensare a approfondire ulteriormente, come abbiamo detto, in alcune gare c'è addirittura l'obbligo di presentarsi con esami del sangue piuttosto che non con l'elettrocardiogramma già fatto. Il rischio di lesioni evidentemente è un rischio che va contrastato con, anche qui, con quello che sarebbero i suggerimenti da dare a qualunque proprietario. L'allenamento va sempre fatto come se fosse un divertimento, non dobbiamo forzare i nostri cani ad allenarsi, perché questo è il presupposto per andare a cercarci una lesione. Non dobbiamo mai fare un allenamento improvviso con un'intensità eccessiva e una distanza eccessiva, deve essere una cosa sempre estremamente graduale. Deve essere un programma di allenamento finalizzato, non posso pensare di allenare, anche se negli ultimi anni la cosa in verità si è verificata, ma non posso pensare di allenare i miei cani per 2, 3, 4 gare di lunga distanza importanti. Adesso c'è chi riesce a fare Yukon e Italo ad una via l'altra, o Fenwood e Finnmark ad una via l'altra, però in genere la finalizzazione di una stagione è sempre la cosa migliore. Sì, poi c'è anche da dire che cambiano anche i cani del team. Esatto, chi ha un team di 12 cani non può pensare di sfruttarli 15 giorni dopo per fare altri 1000 km. In un allenamento corretto bisogna sempre alternare distanze e velocità differenti. Non dovremmo mai cercare di andare oltre la distanza di gara e non dovremmo mai cercare di andare al di là di una velocità massima, un 75% della velocità, quindi sotto il massimo, per pensare di fare fondo dei nostri cani. Se vogliamo invece pensare di portarli a fare velocità, i percorsi saranno più brevi e le velocità saranno più spinte. Questo perché l'allenamento induce delle modifiche a livello muscolare. Ogni cane ha un pool genetico
che può portarlo ad essere più un cane da sprint che un cane da lunga distanza. Le fibre rosse, quelle che venivano chiamate fibre rosse, quindi fibre più in grado di bruciare glucosio in maniera completa in presenza di ossigeno, sono quelle tipicamente presenti nei cani da lunga distanza. All'opposto, quelle che venivano chiamate fibre bianche sono più dello sprinter. C'è poi un gruppo di fibre muscolari intermedie che sono quelle che più beneficiano degli effetti dell'allenamento e possono diventare, tra virgolette, fibre rosse o diventare fibre bianche, cioè, in base al tipo di allenamento che fai. Però c'è da dire che queste fibre comunque, come si dice, un velocista potrebbe riuscire a correre una maratona, ma un maratoneta difficilmente farà il record di 100 metri. In fondo queste fibre che noi abbiamo modificato con l'allenamento non sono, da un punto di vista dell'efficacia, paragonabili a quelle originariamente destinate a quello sport. Anche perché l'uomo è un animale che deriva da un animale con una storia evolutiva diversa. Sì, sugli alti piani, praticamente con corse lunghe e lente, tant'è che a 50 anni vorrei riuscire a fare una maratona, a 50 anni riesco a fare qualsiasi cosa di sprint, anche se sei un velocista. Alterniamo carichi di lavoro diversi con pesi diversi sulla slitta, fase di bike, fase di kart, alterniamo tipologie, quindi un veloce contro un lento, un lungo contro un corto, su, giù, piatto, cioè, più diamo divertimento e meno noia all'allenamento e meglio i nostri cani saranno giorno per giorno incentivati a lavorare con più gusto. Naturalmente riposiamo, nessun allenamento funziona se pensiamo di allenare tutti i giorni. Ci deve essere una fase di carico, una fase che porta a un carico addirittura superiore a quello di essere poter sopportare, e poi una fase di scarico che permette all'organismo di recuperare. E tutto questo va fatto naturalmente anche dopo i traumi, dopo le malattie o dopo che abbiamo fatto delle gare intense in preparazione della gara più importante. Ricordiamoci che ci sono due manovre che spesso vengono trascurate. Ho visto anche in gare importanti e anche da parte di team top dare quasi pochissima importanza a due fasi che sono il massaggio e lo stretching prima e dopo la prestazione. Nessuno di noi, penso, scenderebbe dalla macchina, si metterebbe sui blocchi di partenza e penserebbe di correre 100 metri vincendoli con il tempo. È importante. Così pure nessuno di noi penserebbe di voler fare uno sforzo per quanto sia lungo senza avere poi alla fine dello sforzo avuto una fase di defaticamento. Questo per un cane passa attraverso il massaggio e lo stretching. Naturalmente il massaggio va fatto per riscaldare il muscolo, questo contribuisce a diminuire la viscosità, quindi il muscolo risulterà più morbido, più in grado di contrarsi e rilasciarsi. Questo migliorerà anche la flessibilità delle articolazioni e migliorerà la vascolarizzazione del muscolo. Quindi apporteremo più ossigeno, porteremo più nutrimento al muscolo, faremo sì che il muscolo sia più pronto allo sforzo, sia più reattivo, e dopo lo sforzo faremo sì che questo massaggio contribuisca al rimuovere quella quantità di acido lattico che potrebbe essersi accumulata. Da questo punto di vista ricordiamoci che un massaggio, per quanto esistano molte tecniche, va sempre fatto in una direzione che porti, diciamo, il sangue verso il cuore, venga dilavato quello che si è accumulato nel muscolo e non possa, anche solo per gravità, andare a permanere Quanto l'eccitazione allo stakeout prima della partenza può fungere da riscaldamento? E comunque funge anche un po' di riscaldamento. Però dal punto di vista muscolare. Prima dell'intervento del nascito. Allora c'è di sicuro una grossissima preparazione mentale in quel momento, c'è la liberazione di ormoni, c'è l'attivazione di sistemi muscolari che però non sono quelli che verranno utilizzati durante la gara. La creatività di ginnasi piuttosto che non la TD che viene bruciata inizialmente sono pochi secondi, sono 10-15 secondi, quindi in verità il muscolo non si è davvero preparato a lavorare quando poi sarà passato 5-10 minuti, mezz'ora, un'ora di corso. Il massaggio forse può aiutare già questo. E anche consideriamo che il massaggio, soprattutto in una gara di questo tipo, permette di avere una gara lunga, permette di far partire un riflesso di liberazione di endorfine, quindi un riflesso di
comunanza con il tuo team, fa bene a te, fa bene al tuo cane, è gratificante. Esattamente, sì. Il petting dell'animale ha proprio quello di significato, farsi sentire un team oltre che dare benefici dal punto di vista fisiologico. E sappiamo che in una gara di 50 km, se sei fuori al buio di notte e non sei in comunicanza stretta con il tuo team, rischi di non comunicarsi. E lo stretching all'opposto va sempre fatto sia prima che dopo la gara, va fatto a muscolo caldo, non pensiamo di togliere il cane alla macchina e cominciare a flettere a freddo, rischiamo di fare delle lesioni. Dobbiamo lavorare su un cane che si sia rilassato, quindi anche lo scopo del massaggio è anche cominciare a far rilassare la zona del cane. Dobbiamo farlo stabilizzando le articolazioni, non dobbiamo avere la possibilità di flettere un muscolo, tirare un muscolo, definiamolo così, e lasciare che l'articolazione possa giocare libera, altrimenti la nostra efficacia di stiramento va persa. Dobbiamo lavorare lungo un piano che sia in asse con quello delle fibre muscolari, altrimenti non otteniamo un allungamento, uno stiramento adeguato. E dobbiamo impiegarci circa 3-5 secondi per arrivare al momento di massima flessione o estensione che sia. E poi trattenere questa posizione per una ventina di secondi. Quindi non è un movimento dinamico, ma è un movimento statico che viene raggiunto gradualmente. I benefici naturalmente sono relativi a preparare il muscolo al lavoro, decontrarre se ci fosse stata una contrattura e migliorare l'elasticità di muscoli tendini. Dicevo prima che ho visto pochi team di punta farlo, ho visto, naturalmente ricaschiamo ancora su quelli, Sigrid Ekran alla fine del campionato del mondo a lunga distanza aveva due handler, uno il marito e l'altro marito, e si sono dedicati esclusivamente a fare stretching ai cani dopo la tipo. Lei se li coccolava, tutti gli facevano i complimenti, questi due erano impegnati e concentrati sul fare stretching ai cani dopo averli leggermente massaggiati e fatti camminare. Quindi sempre un riscaldamento prima della prestazione, camminata iniziale, un po' di massaggio, un po' di stretching, idem dopo la prestazione di faticamento. Questo forse vale ancora di più nei cani da sprint che hanno delle prestazioni talmente importanti e rapide che diciamo la lunga distanza gli dà anche modo, in un certo modo, di scaldarsi e di faticarsi. Un'attività di 10 minuti su 5 minuti. Ok, penso che ci si possa fermare un po'. Sì. Questo è Jubilef che dorme sotto un piano. Non è un checkpoint, è alla fine della gara. La parte prossima ve ne parleremo un'altra volta. Perché sì, se no penso si faccia tardi molto. È andato a farla più. L'hanno portato fuori. Thank you.